promuovere un sistema virtuoso di produzione e lavorazione del riso, coinvolgendo tutti i partner che lavorano nella filiera, condividendo le migliori soluzioni sostenibili in grado di esaltare la biodiversità, ma sempre nel rispetto dell'ambiente e delle risorse. È su queste basi che si colloca l'esperienza di Terracque, che nei giorni scorsi, presso la veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, ha presentato Lungo il fiume alla scoperta dell'eccellenza del riso italiano, un progetto audiovisivo dedicato all'ecosistema delle risaie, all'importanza dell'acqua e alle opere di bonifica e irrigazione. È stata di far sapere e valorizzare quello che è il mondo del riso in senso lato, ma in particolare il mondo del riso legato al territorio. E cosa volete? Per noi è un qualcosa, questo mondo del riso legato al territorio, che respiriamo tutti i giorni e che è collegatissimo con la nostra attività industriale, perché tutto il riso che lavoriamo ogni giorno, o perlomeno più del 95%, arriva da questo territorio. E quindi questo connubio, questo coordinamento col territorio, per noi è un qualcosa che ci sta molto a cuore e di grande interesse per noi. Il riso italiano ha bisogno di tre situazioni cruciali. Uno è il clima, l'altro è la morfologia dei terreni, terreni adatti, ma poi più che altro è l'acqua. Il riso ha bisogno dell'acqua. Quindi l'acqua, che nella nostra zona è ricca e abbondante, è quell'elemento che ha permesso lo sviluppo della risicoltura risiera. Pur essendo il riso non una pianta acquatica, cioè il riso non mangia acqua, il riso ha bisogno dell'acqua perché con l'acqua può ridurre quelli che sono attorno a lui gli sbalzi climatici. E quindi il riso ha con l'acqua un rapporto molto rispettoso, perché non la mangia, non la prende, non la beve, ma ci convive molto bene, rispettandola.